debutto migliore di questo non ci poteva essere, un pokerissimo alla pergolettese, soprattutto una doppietta di Alessandro Spanò, che diciamo era il giocatore più atteso da tutto il pubblico. Sì, diciamo veramente una domenica da incorniciare per noi, anche se il risultato non deve trarne inganno, perché comunque ci sono stati dei momenti di sofferenza, perché la pergolettese è un'ottima squadra, però veramente i ragazzi sono stati bravissimi. Nel momento in cui dovevamo soffrire abbiamo sofferto, nel momento in cui dovevamo capitalizzare il lavoro l'abbiamo fatto, e quindi poi la partita è stata in discesa. Un complimento chiaramente anche da parte mia particolare a Spanò, che credo che sia una favola a lieto fine, perché giustamente ha ricevuto in questa giornata quello che si merita, cioè di essere un protagonista in campo con le sue prestazioni sia difensive, ed è anche un giocatore che ci può dare una mano importante sui calci piazzati, si è visto. Ecco, venendo un po' alla partita, più che un 4-3-3 sembra un 4-4-2, insomma un tridente, che forse non era un tridente offensivo, con Luque e da novità Brose. Insomma, hai voluto cambiare qualcosa in questa partita? Sì, non è che mi piace cambiare sempre tanto, diciamo che il secondo tempo di classe mi aveva soddisfatto per come la squadra si era mossa, e ho un po' rimesso quella squadra. Brose aveva fatto bene quando era entrato, è stato determinante, oggi ha fatto altrettanto bene anche se non ha fatto gol, e soprattutto ho cercato di sfruttare le corsie esterne con la velocità di Luque e di Osushi, e credo che alla fine sia andata bene così. Ecco, domenica prossima sfida in casa dell'ex capolista Fiorenzuola. Un po' tutte le squadre in vetta hanno rallentato questa settimana, forse stavano aspettando che arrivasse la vera Reggiana. Sì, assolutamente, siamo contenti di questo, siamo lì agganciati, non dimentichiamoci che siamo stati anche sfortunati, soprattutto la prima partita, quindi potevamo avere qualche punto in più, ma piano piano credo che questa squadra, lavorando, come ho sempre detto, verrà fuori, e speriamo che continui a darci delle soddisfazioni.